Tra tutte le tematiche di cui potremmo parlare e discutere, ce n'è una che secondo me è l'argomento degli argomenti, perché è quella tematica sulla quale letterati, musicisti, studiosi, filosofi, artisti, pensatori hanno passato non ore, non giorni, non mesi, ma anni e anni a riflettere, pensare e produrre bellezza. È quella tematica senza la quale l'essere umano non è uomo. È quella tematica che possiamo definire davvero l'argomento degli argomenti. Stiamo parlando ovviamente dell'amore. Nei nostri percorsi scolastici è prevista la materia di educazione alla sessualità, alla fisicità, e nei nostri libri di scienze impariamo molto presto che l'essere umano è dotato di un apparato riproduttore funzionante. Però spesso quello che viene detto nelle nostre aule scolastiche si ferma qui. Ma l'uomo non è soltanto il suo corpo e la sua carne. L'uomo è anche qualcos'altro, come ci siamo detti in una delle nostre precedenti lezioni. E ciò che lo rende qualcos'altro è appunto il desiderio, il bisogno di felicità che può soddisfare soltanto vivendo l'esperienza dell'amore. Appunto, a differenza di tantissime altre specie viventi, soprattutto delle specie viventi animali, l'essere umano ha una particolarità che lo rende unico nel vivere l'amore. Mentre per tutti gli altri esseri viventi è pura questione di chimica, di biologia, di istintualità immediata che li porta a vivere quella parte della loro esistenza che attiva quell'istinto primario di riprodursi e di perpetrare la specie, di conservare la vita biologica, nell'essere umano invece l'esperienza dell'amore passa per il suo cervello. Eh sì, nell'essere umano c'è questo grande paradosso, qualcosa che ormai la cultura e la moda dei nostri tempi ci ha portato a pensare come istintuale, come meccanismo automatico. In realtà, nell'essere umano passa per l'organo sede del pensiero, della ragione e quindi della volontà. Per l'uomo l'amore è un atto della volontà, è una scelta. La scelta se viverlo o no. Questo ce la dice lunga sulla differenza con cui l'uomo vive o non vive, o deforma, perché l'uomo è anche in grado di deformare, l'esperienza dell'amore. Fin dagli antichissimi graffiti del Paleolitico e su, in tutte le esperienze della scrittura e della comunicazione, l'uomo ha lasciato testimonianza che su questa questione dell'amore ci ha pensato eppure parecchio. E l'esperienza dell'amore, attraverso millenni e secoli di riflessione, l'uomo l'ha codificata in, non direi tre gradi, perché non c'è un grado più importante dell'altro, ma in tre tipi di esperienze, in tre passi dell'esperienza dell'amore. Il primo passo di questa esperienza i greci la chiamavano filia, è l'amicizia. Ora, nel nostro tempo, soprattutto i nostri ragazzi, cioè voi, sono portati a pensare che l'amicizia sia la frequentazione più o meno assidua, più o meno abituale. I compagni di classe li pensiamo un po' come amici, i compagni e le conoscenze con cui andiamo a divertirci il venerdì sera, il sabato sera, la domenica sera, a ballare in discoteca, a berci una birra, a mangiarci una pizza insieme, a far due risate, a far due battute, a ridere, scherzare, ascoltare musica insieme mentre siamo fuori per strada, al parco, per divertirci, per fare un po' di hype, per fare un po' di moda, sono amici. Non è così. Tanto che l'Antico Testamento un tempo, nella fattispecie nel libro del Siracide, e l'odierna psicologia e psichiatria oggi dicono che trovare il vero amico è molto difficile e quando lo si è trovato è una autentica ricchezza per tutta la vita. Tieniti stretto i tuoi nemici, ma ancor più tieniti stretto i tuoi amici, perché l'amico è veramente una ricchezza. Ma allora che cos'è l'amico? L'amico, quello con la A maiuscola, quello vero, è una persona che entra in risonanza col tuo pensiero, con la tua mente, con le tue emozioni,
col tuo cuore, che vive un grande grado di empatia con te, cioè vuol dire che se tu soffri, lui soffre per te e con te. Se tu sei felice, lui è felice con te e per te. Se tu hai successo e raggiungi un obiettivo, un target della tua vita, lui si congratula con te con grande sincerità. Se ti vede in difficoltà, l'amico è colui che butta alle ortiche tutto quello che sta facendo in quel momento della sua vita, perché la tua ha bisogno che la sua vita ti si metta accanto e condivida con te quei passi difficili o faticosi che stai facendo. Insomma, l'amico è quella persona che con te condivide una porzione importante della propria persona, del cuore, della mente, dei pensieri, dell'anima, anche della vicinanza fisica, perché gli amici hanno bisogno anche di comunicarsi la propria amicizia con il corpo, con gli abbracci, con le pacche sulle spalle, con tutte quelle cose che fanno avvertire che sì, ci sono qui per te, ti voglio bene, sento un senso di fraternità, di vicinanza nei tuoi confronti e tu fai altrettanto nei miei, perché l'amicizia richiede questo mutuo scambio alla pari di relazione. È un'esperienza dell'amore? Certamente sì, perché quando si condivide la mente, il cuore, i pensieri, i sentimenti, l'esperienza della vita e l'affinità empatica, cioè le emozioni si integrano e si compenetrano l'un con l'altro tra due persone, sicuramente quella è un'esperienza d'amore e infatti gli antichi la categorizzavano come grado dell'amore.